oggi il taglio del guanciale per farci una buona matriciana, una carbonara, la gricia, un po' di tutto. Andiamo a finire vicino all'osso. Eccoci qua, questo non serve un momento qui. Abbastanza pulito anche se le sue teste. Sono anche belle, due belle teste sono, no? No, no, è bello, è bello. Tagliamo vicino all'osso in modo da poter tirare fuori il tutto. Adesso deve provocare, ti sente? Eh? Ti sente quando parli? Sì. Allora. Questo praticamente è proprio come se potrebbe fare a casa, insomma, come anche voi potete tranquillamente farlo a casa. Quindi. Ok, questo come è venuto? Questo è bello. Questo Questo qui. Adesso fa la preparazione del guanciale, c'è la rifinitura, ovviamente l'ultima pulitura fuori da eventuali peli, eccetera. Ok, adesso ne prendiamo un altro. Ok, Tagliamo appena un po' di carne salmiata. sì, questo qui, questo è giusto le rifiniture. Prima la metti sotto sale. Questo normalmente andava sull'esercizio di fegato. Perfetto. Questa era qua. Quello ovviamente va utilizzato dopo sempre. Questo andava utilizzato nell'esercizio o nella coppa? Questo è quella parte del sangue all'esercizio di fegato. Esercizio di fegato. Quest'altra è la coppa. Quattro guanciali. Eccoli qua. Allora, questo qui, il guanciale, uno. Finisci sempre con la parte grossa più di basso, eh? Sì. Vediamo se potrebbe andare bene così. Vabbè, vabbè. L'importante è che si avvicini per il posto, però che non si toccano, perché là con la carne. Se non si tocca è meglio, vero? Sì, la casa c'è. Ok. Oh, questi sono i guanciali che sono stati messi sotto sale. Questi sono stati sotto sale per quanto tempo? Questo è 36 ore. Qui qual è la procedura? Qual è la procedura? Mettiamo il freno e poi si appicca. Invece, fra quanto tempo si possono utilizzare questi, si possono mangiare? Questi vediamo che periodo delle fave, a maggio. Beh, sento che profumo, che buono questo profumo. Ok. Questo va tutto, proprio tutto quanto pepato. Ovviamente tutto quello che voi vedete lì non è che rimane poi attaccato alla carne. Una buona parte. Una buona parte, un Però serve per la conservazione, serve anche per il profumo, per tutto. Pensavo che ce l'avevo a me, 200 grammi invece. Quindi, per mi apri il cazzo di quelli di mi tocca a me, oh, mi tocca. Sono rimaste qualche zona magari che viene, ok.